Benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Telenuova. Forze dell'ordine a Montevescovado questa mattina per eseguire l'ordinanza di sgombero di 3 case occupate abusivamente. 2 nuclei familiari potranno al momento restare in quelle abitazioni. Hanno mostrato la sospensione di sgombero arrivata dal TAR. La terza famiglia ha consegnato spontaneamente le chiavi. Prima però ci sono stati momenti di panico e tensione, grida di disperazione da parte del figlio disabile, del padre di famiglia che alle nostre telecamere ha raccontato il perché ha deciso di occupare quella casa. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio a cura di Filomena Sale. Ha urlato, si è lanciato a terra chiedendo di rimanere in quella casa che da circa una settimana occupa abusivamente insieme a genitori e ad un'altra sorella disabile. Grida che hanno squarciato il silenzio che ha caratterizzato l'arrivo nelle case popolari di Montevescovado a Nocera Inferiore di polizia locale, carabinieri, polizia di Stato. Sul posto anche vigili del fuoco, sanitari del 118, gli assistenti sociali del comune. Tra le mani delle forze dell'ordine un'ordinanza di sgombero di 3 abitazioni IACP occupate abusivamente. 2 nuclei familiari hanno ottenuto dal TAR una sospensiva dello sgombero. Le forze dell'ordine si sono così spostate nella palazzina adiacente al 5° piano ad attenderli la famiglia dei 2 disabili. Il comandante dei vigili Contaldi, ora all'interno dell'abitazione, sta parlando in questo momento con gli occupanti di questa casa. Siamo al 5° piano di una delle palazzine e sta cercando di evitare ulteriori momenti di tensione. Gli occupanti di questa casa vivevano nelle cosiddette palazzine terremotate, sempre a Montevescovado. Venerdì scorso la decisione di occupare questa casa per la presenza nello stabile di un ascensore necessario al papà, come racconta lo stesso genitore, per permettere al figlio di uscire di casa per recarsi a fare le terapie. Il sindaco Maglio Torquato, dal canto suo, sottolinea che un'attrezzatura necessaria a consentire al disabile di poter scendere le scale era stata già consegnata tempo fa. Se mi la racca mi deve subito mandare qua, come me la va? La comunità la faccio, sai che scende la comunità per me, perché io non ce la faccio, perché ce la per lei. Anche mia moglie si deve operare, sta un po' che buono. Avete mai pensato che questa casa magari spettava a qualcun altro, a voi era già stata assegnata quella? Sì, e beh, però visto e considerare che tutti quanti vanno a occupare, i singoli, chi se che là, i che ci bisogno, chi di là, a ci occupare. La famiglia ha poi deciso di consegnare spontaneamente le chiavi alla polizia locale e di lasciare la casa. Gli uomini del comandante Contaldi si sono poi spostati qui in via Vitolo, siamo nel rione Casolla e anche una delle abitazioni presenti qui nelle palazzine del cosiddetto Parco Santa Rita era occupata abusivamente. È stata eseguita l'ordinanza di sgombero e anche in questo caso la famiglia ha spontaneamente consegnato le chiavi nelle mani della polizia locale.
E restiamo ancora sull'argomento perché intanto il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, interviene sulla questione e spiega come si è già attivato per la questione abitativa sociale, pronto a presentare una proposta. Vediamo. Dare il via ad un censimento delle case popolari occupate e procedere con contratti di solidarietà abitativa. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ribadisce la sua posizione sulla questione abitativa sociale. Bisogna dire la verità. Il grosso dei fabbricati di Monte Vescovado sono occupati in parte da veri vittime del terremoto che hanno esigenze abitative, parte di quelle altre occupazioni si sono stratificate nel corso del tempo. Ci sono delle graduatorie che risalgono al periodo del 2009, quelle graduatorie vanno recensite, va recensita la popolazione abitativa di là sopra, non tutti versano in condizioni di vero disagio sociale, questa è una verità che va raccontata alla città, perché per produrre dei ricorsi al Tribunale amministrativo, come nel caso dello sgombero che noi stamattina abbiamo disposto dei 3 alloggi, uno liberato, 2 si mantengono ancora occupati perché c'è questo ricorso al TAR, hanno dei costi ricorsi al TAR. Ma questa è una vicenda simbolica, penso che sappiano tutti in città che non tutti sono in condizioni di profondo disagio economico, quindi un recensimento reale all'attualità è assolutamente necessario. È un lavoro pesante che richiede un piano di intervento organico. Questa è la ragione per la quale abbiamo immaginato di lanciare questa proposta, che è una proposta già allo studio di fattibilità tecnico-economica degli uffici comunali, che di qui a 30 giorni sarà presentata ufficialmente, che è quella di una raccolta di fondi con contribuzione una tantum al minimo da parte dei nuclei contribuenti, per una somma solo sull'anno di 50 euro media, cioè tra i 25 e i 60, con un accantonamento annuo di circa 800.000 euro, per proporre dei contratti di solidarietà abitativa su scala cittadina. E restiamo ancora a Nocera Inferiore, continuiamo con la politica. Chiarezza e trasparenza sono tra le costanti del Movimento 5 Stelle. L'accusa di molti è che a Nocera Inferiore la non repentina indicazione del nome del candidato sindaco non abbia rispecchiato in toto questi criteri. Interviene Carmen Annunziata. Ascoltiamo. Nessuna tensione, solo una grande voglia di trasparenza e condivisione. È il sunto delle dichiarazioni di Carmen Annunziata, incaricata dai grillini di Nocera Inferiore, insieme ad Emiddio Esposito, ad avere rapporti con la stampa. La portavoce, indicata anche nella terna dei papabili candidati a sindaco con Vincenzo Spinelli e Anton Luigi Villani, data in pasto alla stampa, ha fatto luce sul sistema utilizzato per l'invio al blog. A Beppe Grillo non è stata sottoposta la triplice scelta, ma abbiamo inviato i 16 candidati consiglieri e l'indicazione del candidato sindaco. Ciò non toglie che se ne possa discutere ancora, ha detto. Rispetto a chi ha già palesato il nome del candidato sindaco, Annunziata ha espresso la sua visione. Senza certificazione non posso dichiarare nulla perché non ho l'ok del simbolo. Ufficialmente non si può dire di essere candidati 5 Stelle. Dal ricevimento della certificazione lo si potrà fare. L'indicazione alla stampa della terna, a differenza del singolo nome inviato a Milano, è stata così spiegata da Annunziata. Aver fatto 3 nomi è una questione di trasparenza e condivisione, è solo un pregio, penso, ha rincarato la portavoce, rispetto a chi ha scelto subito. Per quanto vincolante, il nome del capolista candidato sindaco indicato per la certificazione potrebbe anche essere modificato. In effetti è così, ha confermato l'addetta alle comunicazioni, perché la lista ufficiale sarà quella presentata al comune. Noi speriamo di farlo prima della certificazione per una questione di correttezza anche nei confronti di chi ci segue. Certificazione, ha aggiunto, che dovrebbe arrivare entro i primi 10 giorni di aprile.
Nonostante le ovvie smentite, i rumor parlano comunque di tensioni all'interno del Meetup che potrebbero creare ripercussioni postume fino al ritiro della certificazione. Su questo aspetto Annunziata è stata cauta. Dipende da che difficoltà ci sono. Sicuramente in caso di cose gravi il blog può intervenire. E potrebbe iniziare già dalla prossima settimana il lavoro in Sicilia di Andrea Annunziata. Ricoprire il ruolo di presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale, si attende soltanto la firma del decreto del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio dopo il passaggio alla commissione trasporti della Camera. Annunziata avrà il compito di gestire una zona molto ampia con numerose problematiche, a cominciare dagli sbarchi dei migranti, ma non solo. Vediamo. Si attende soltanto il decreto di nomina del ministro alle infrastrutture Del Rio, che potrebbe già arrivare la settimana prossima, e poi partirà una nuova esperienza per Andrea Annunziata. L'ex presidente dell'autorità portuale di Salerno è stato infatti indicato quale nuovo numero uno dell'autorità di sistema portuale della Sicilia orientale. La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha dato parere favorevole. Per Andrea Annunziata un vero e proprio plebiscito, 27 i voti raccolti della maggioranza di governo, insieme però anche a Forza Italia, Popolo della Libertà e Lega, e solamente 12 i voti contrari. Si tratta di un voto positivo mai registratosi in passato, anche perché alla proposta del governo di solito votano favorevolmente soltanto i rappresentanti di maggioranza e invece il curriculum e il lavoro svolto a Salerno da Annunziata sono stati evidentemente apprezzati da molti componenti delle forze politiche di opposizione. Quindi, dopo l'ok della Commissione del Senato, arriva il via libera anche della Camera. Andrea Annunziata sarà dunque il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale e potrà continuare lì il suo lavoro in un settore che lo ha visto protagonista a Salerno, rendendo il porto salernitano un piccolo gioiello infrastrutturale con l'ampliamento di spazi, finanziamenti ottenuti, l'apertura all'arrivo di compagnie turistiche importantissime, i rapporti allacciati con le istituzioni a 360 gradi e l'organizzazione di eventi di grande importanza. Ma soprattutto il nuovo look che il porto di Salerno è riuscito a darsi sotto la presidenza Annunziata, che avrà colpito di certo anche governo e commissione ai trasporti. In Sicilia però Annunziata assumerà un compito molto delicato. L'area è interessata da continui sbarchi di migranti a Pozzano, c'è poi da essere in prima linea per l'organizzazione del G7 e non va dimenticata la presenza della base NATO in un periodo storico complicatissimo legato anche agli interventi in ambito aeromilitare. Passiamo ora alla cronaca. Ancora un maxi sequestro di sigarette da parte della Guardia di Finanza di Napoli. Le organizzazioni criminali avevano appoggiato le bionde in depositi individuati dalle Fiamme Gialle in centri del nord Italia per poi organizzare lo smistamento. Le sigarette di contrabbando avrebbero fruttato sul mercato circa 2 milioni di euro. Vediamo. Dieci tonnellate di sigarette illecite sequestrate, tre persone arrestate. La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato una nuova operazione di contrasto al contrabbando di sigarette, scoprendo due depositi di stoccaggio individuati nel nord Italia. L'intervento del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli ha inferto un nuovo duro colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono nell'hinterland napoletano il traffico illecito di sigarette. Le 10 tonnellate di bionde sequestrate recanti i marchi Regina, D&B e Diana per un valore di mercato di circa 2 milioni di euro erano state delocalizzate in depositi di città del nord Italia, come già avvenuto nel recente passato. Tre i soggetti arrestati, uno di nazionalità rumena, due italiani. I magazzini sono stati scoperti in provincia di Bologna e Parma, fungevano da depositi per le sigarette che provenivano dai paesi dell'est Europa. Le sigarette erano nascoste all'interno di oltre 100 bobine di cartone compresso che erano incastonate in grossi bancali di mattoni. L'intento dell'organizzazione criminale era quella di accumulare in zone meno sospette grosse quantità di merce per poi frazionarle, riducendo così al minimo le eventuali perdite derivanti da controlli e sequestri.
I finanzieri hanno bloccato quindi quella che poteva diventare una rete di distribuzione delle sigarette di contrabbando, che avrebbe comportato un danno allo Stato di circa 1,5 milioni di euro. All'operazione del GICO di Napoli hanno partecipato anche gli uomini del Comando Provinciale di Parma e del GICO di Bologna. E ancora la cronaca, un'altra auto incendiata a Castel San Giorgio è quella della madre di Domenico Rescigno, giovane esponente di Gioventù Nazionale, nipote dell'ex vice sindaco. Vediamo. È un clima di paura quello che si sta creando nella città di Castel San Giorgio. Stanotte un'altra autovettura è stata data alle fiamme ed anche questa volta si tratta di un veicolo di proprietà di una famiglia impegnata politicamente. Ad andare in fiamme la Lancia Y in dotazione alla moglie di Massimo Rescigno, apprezzato dirigente dell'INPS e papà del giovane Domenico Rescigno, che da qualche mese stava ricoprendo il ruolo di portavoce cittadino di Gioventù Nazionale e vicino quindi agli esponenti di Fratelli d'Italia, Michele Salvati e Aniello Gioiella, che hanno subito, guarda caso, l'incendio delle proprie auto rispettivamente nel novembre scorso e la settimana scorsa. Per Salvati, dopo le indagini svolte, è stato dichiarato che non si era trattato di un incendio doloso, mentre sono ancora in corso le indagini per l'episodio che ha riguardato la vettura di Gioiella. In entrambe le situazioni le auto avevano preso fuoco sotto le abitazioni dei due e andate completamente distrutte. Anche l'episodio della notte scorsa è avvenuto sotto casa del malcapitato protagonista di turno, nella centralissima via Guerrasio e con numerosi nuclei familiari che abitano in questa zona. È stato lo stesso dirigente dell'INPS ad accorgersi di quanto stesse succedendo. Vedendo le fiamme vicino ad una delle ruote posteriori, Rescigno ha corso un grande rischio scendendo nel vialetto e cercando di spegnere il fuoco e allertando contemporaneamente i vigili del fuoco che sono giunti pochi minuti dopo sul posto. La Lancia Y ha subito danni alle gomme, ai finestrini ed è andata parzialmente bruciata. Ma poteva essere una tragedia perché l'auto è dotata di un impianto a metano. Insomma, lo scoppio avrebbe potuto causare un disastro. Spero non si tratti di un atto doloso, ha dichiarato Massimo Rescigno raggiunto da noi telefonicamente, perché non capirei davvero il movente. Rescigno è il fratello di Ubaldo Rescigno, ex vice sindaco di Castel San Giorgio e, come si diceva, è il padre di Domenico, che sta cercando di impegnarsi politicamente da un po' di tempo in città. I carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Di Mauro, hanno sentito Massimo Rescigno, che ricopre un ruolo di primo piano all'INPS di Nocera Inferiore e che ha riferito di non aver subito nessuna minaccia di recente. La provincia di Salerno rischia il dissesto finanziario. Stamattina la discussione è giunta in consiglio provinciale nella seduta durante la quale il presidente Canfora ha illustrato le linee programmatiche dell'attività amministrativa. Vediamo. Difficoltà economiche e finanziarie per la provincia di Salerno, che resta nel rischio di dissesto finanziario. Se ne è discusso anche questa mattina in consiglio provinciale durante la riunione presieduta dal presidente Giuseppe Canfora, che ha illustrato le linee programmatiche dell'attività amministrativa. Anche se non è chiaro se la provincia dichiarerà il dissesto finanziario, il presidente di Palazzo Sant'Agostino ha ribadito che le attività in corso già finanziate saranno comunque portate a termine. Canfora ha più volte segnalato la difficilissima situazione finanziaria, annunciando di presentare un esposto cautelativo alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla Corte dei Conti per segnalare lo stato dei fatti a seguito dei pesanti tagli dello Stato sul bilancio 2017, che renderebbero, se confermati, difficile l'approvazione del bilancio stesso e il mantenimento dei servizi fondamentali come la gestione e la manutenzione delle strade e delle scuole. E nel 2016 si è consolidato un prelievo dalle casse della provincia di Salerno, così come da tutte le casse delle province italiane, di circa 60 milioni di euro. Ora, questi 60 milioni di euro ogni anno, cioè, è un prelievo strutturato, cioè nel senso che negli anni successivi, 2018, 2019, 2020, se non cambia la legge,
loro ogni anno pretenderanno dalla provincia di Salerno circa 60 milioni di euro. Ora, i 34 milioni devono farci capire se sono il prelievo aggiuntivo ai 60 e quindi dovevamo passare a 90 e quindi hanno tolto 34, o sono 34 che dovrebbero andare sui 60, quindi sarebbero 60 meno 34, resterebbero sempre 26. Però certamente con meno 26 si può iniziare un ragionamento di riequilibrio delle finanze locali della provincia di Salerno. Sarebbe già un bel miracolo, però tutto questo dovrebbe poi entrare a far parte di un decreto enti locali. Allora, se nel decreto enti locali ci sarà questa boccata di ossigeno, me lo voglio augurare, insomma, certamente spero che sia così. Probabilmente il 2017 sarà meno pumbleo, meno nero di quanto si possa immaginare, perché certamente più 34 servirebbero a tanto. Non lo so se riusciamo a evitare il dissesto finanziario, questo non lo so, poi lo decideremo, lo valuteremo, lo vaglieremo con il dirigente del settore finanze e economia, ma al momento il dissesto è nei fatti, perché certamente nessuno può chiedere, anche all'azienda privata più seria, più produttiva, di avere un prelievo dalle casse dell'azienda, nella fattispecie della provincia, di 60 milioni di euro all'anno. Cioè, io credo che nessuna azienda possa permettersi utili per 80 milioni, 90 milioni e poi dare 60 milioni di euro gratuitamente allo Stato centrale. Questo significa dunque che la situazione resta di stallo, i tempi saranno lunghi per risolvere tutto ciò e quindi le attività della provincia di Salerno saranno ferme. No, noi fortunatamente, indipendentemente dal disastro, è chiaro che cambiano tantissime cose, è logico che se andremo a dichiarare il dissesto finanziario cambierà tanto, però fortunatamente nella sfortuna quelle opere che sono in corso e che continueranno ad essere in corso sono finanziate, quindi certamente non potremo permetterci il lusso di non andare avanti sui corpi idrici superficiali, sugli 8 comparti, che tantissimi stanno oramai in fase avanzata di aggiudicamento. Non possiamo permetterci il lusso di non spendere i 13 milioni, 17 milioni sulle strade. Tutto ciò che ci viene attraverso i POR, attraverso i fondi europei, attraverso il CIPI, attraverso i fondi regionali, noi li useremo. Il centro di riabilitazione Villa dei Fiori ha accolto la Via Crucis diocesana presieduta dal Vescovo. Organizzata dal servizio di pastorale giovanile, il momento di preghiera è stato molto suggestivo e partecipato. Monsignor Giuseppe Giudice ha detto: siamo qui per ribadire che nessuno è solo nella sofferenza. Vediamo. Siamo qui per dire che nessuno è solo nella sofferenza, nessuno deve essere abbandonato sulla croce, nessuno deve sentirsi l'angoscia della solitudine, perché come Chiesa vogliamo rimanere accanto a coloro che soffrono come Maria. Nel suo saluto finale, Monsignor Giuseppe Giudice ha spiegato il senso della Via Crucis diocesana nel centro di riabilitazione Villa dei Fiori di Nocera Inferiore. Essere accanto ai sofferenti e vivere con loro la via della croce. Suggestivo e intenso, a tratti emozionanti, il momento di preghiera organizzato dal servizio di pastorale giovanile al Poggio San Pantaleone. Una bella collaborazione tra l'equipe di Don Giuseppe Pironti e quella della struttura amministrata da Romeo Barbato. In tanti si sono ritrovati a meditare la via dolorosa di Cristo tra i viali del centro sanitario, accanto a chi è accolto e curato o lavora lì. Ogni volta che ci troviamo accanto a un sofferente, ha detto il Vescovo, in quell'ammalato, in quel giovane, in quel bambino, in quell'anziano si nasconde la croce di Cristo. Chiediamo al Signore che ci faccia diventare più attenti alla sofferenza. Un messaggio che i tanti giovani e non solo presenti alla Via Crucis hanno potuto accogliere e interiorizzare alla perfezione. Io l'ho voluta su questo luogo, su questa collina, questo poggio, chiamato Villa dei Fiori. Ed è dove giorno per giorno si vive la Via Crucis dei sofferenti, delle famiglie, con tutta la struttura e tutti coloro che con i medici, diciamo i volontari, sono vicino a questa sofferenza. Però stasera abbiamo quasi dato
per così dire, a questa Via Crucis quotidiana significato cristiano, unendola alla Via Crucis di Cristo. E certamente apre alla speranza, perché la Via Crucis non finisce ai piedi della croce, ma cammina verso l'alba della risurrezione. Dare una speranza, dire che la Chiesa è vicino alla sofferenza, ai sofferenti, alla malattia, oggi è un significato molto profondo ed è un gesto molto bello. Al di là del rito, è, direi, l'immagine di una Chiesa che si ferma, di una Chiesa che con Maria sta ai piedi della croce per camminare verso la Pasqua.